Voglio i 3 punti, la dobbiamo cercare di avere, poi se abbiamo una grande prestazione che ben venga, però in questo momento abbiamo bisogno di punti. Io ti sono sincero, mi sono soffermato soprattutto sui miei giocatori, perché forse è una settimana un po' particolare dove l'Altamura l'abbiamo già incontrato, quindi l'abbiamo già studiato in Coppa Italia. Sono rimasti gli stessi elementi, mi sembra che anche via soltanto un attaccante, ma non ho preso nessuno, quindi a livello di modulo, anche incontrando Severo De Felice, che lo conosco, a Papa 352, adesso con un nuovo allenatore, anche se in 2 giorni è difficile cambiare un assetto tattico già collaudato come quello dell'Altamura, però io mi sono soffermato sui miei, anche perché, ripeto, sia sul discorso difensivo ma anche sul discorso offensivo, perché abbiamo cercato in questa settimana di portare qualche uomo in più in fase offensiva. Noi allenatori sappiamo che se facciamo questo mestiere possiamo durare un giorno come possiamo durare anche un anno. C'è un progetto con la società, io spero di rimanere quanto più lungo possibile. Sono un dipendente del presidente, il presidente è colui che decide tutto. Io sono tranquillo, anche con i ragazzi, anche quando ho vinto, forse avrò questo pregio che riesco a star sereno, sia quando perdo, ma soprattutto anche quando vinco. Bisogna gestire al meglio questa situazione, perché penso che i ragazzi guardino soprattutto chi li comanda, tra virgolette, diciamo, guardano molto l'allenatore, se l'allenatore è nervoso, se l'allenatore trasmette nervosismo, non fa un bene alla squadra. Io con i ragazzi sono stato sempre trasparente, ne parliamo, siamo sempre alla ricerca di trovare delle soluzioni per poter superare questo momento, di migliorare sotto l'aspetto tattico, ma soprattutto sotto l'aspetto anche caratteriale, perché penso che in queste partite forse ci è mancata un po' di cattiveria. Con un po' di cattiveria in più, sicuramente da Foggia ne potevamo uscire con un pareggio. Siamo stati, come dire, ingenui, la gioventù ci ha penalizzato. Quei 40 secondi penso che qualcuno se li ricorderà per un po' di anni. Non me, che sono già, diciamo, abbastanza vecchio e esperto per affrontare queste situazioni, però qualche ragazzino tuttora in settimana, quando dico ricordo questi famosi 40 secondi, l'ho detto: sì, mister, sicuramente questa è un'esperienza che porterò e mi farà sicuramente migliorare, perché poi tramite gli errori tu migliori. Però ripeto, io sono tranquillo, non, io faccio sempre, alla fine so che da parte mia ho sempre un gruppo di giocatori che lavorano. E alla lunga il lavoro paga sempre, però so che il calcio non è una programmazione di mesi, ma una programmazione domenicale. Noi ogni domenica dobbiamo portare i 3 punti. È chiaro che quando poi non avvengono i 3 punti, il primo a mettere in dubbio un po' il lavoro è sempre il primo responsabile, è sempre l'allenatore. Però io rimango sempre tranquillo, sereno, spero che domenica si ritorni a vincere e spero di tornare al primo posto, perché poi questo è l'obiettivo che il mio presidente mi ha dato in primis. Però ripeto, so di giocarmi tanto, ma allo stesso tempo ho lavorato con la serenità e ho trovato un nuovo giocatore che è il russo Vincenzo, che si è messo a disposizione, anche se non ha i minuti nelle gambe, nel senso che a livello di preparazione atletica si è sempre allenato. Però i ritmi, è chiaro, non sono quelli di una partita vera, e quindi bisogna valutare un po' tutte queste, oltre alla sua situazione, anche il discorso di tutti gli altri difensori disponibili. Abbiamo un altro giorno, domani mattina faremo un po' il resoconto di quello che abbiamo fatto e prenderemo quelle decisioni in fila. Lo sappiamo, noi oramai abbiamo già conosciuto un po' tutta la città di Taranto, i tifosi, tutto quanto, quindi sappiamo che quando non viene risultato veniamo criticati, quando vinciamo le critiche sono sempre meno, e quindi dobbiamo cercare di vincere per non avere queste critiche. Ma dobbiamo vincere perché dobbiamo riprendere il nostro cammino, che abbiamo un po' lasciato per 15 giorni, anche se abbiamo raccolto poco rispetto a quanto
abbiamo seminato, perché penso in queste due partite tra Sorrento e Foggia qualche punticino lo meritavamo, però siamo usciti senza punti dal primo posto, adesso stiamo al sesto, al settimo posto, e quindi l'obiettivo nostro è riprendere quanto prima il nostro cammino. Indipendentemente da tutto, la pressione c'era prima, anche con le vittorie c'è adesso. Per me non cambia nulla, ma penso che il gruppo, almeno avendo un po' il termometro della situazione a livello di spogliatoio, ho notato che c'è sempre quella voglia di rivalsa, quella voglia di, ecco, di riprendere a vincere, perché fa male perdere, ma poi fa ancora più male per come abbiamo perso. Questa è la cosa che ci ha lasciato questa delusione, però noi siamo consapevoli che non sempre ci può andare male. Quel pizzico di fortuna in questo momento non ci ha accompagnato, però noi non ci aggrappiamo alla fortuna per vincere le gare. Noi, come al solito, abbiamo lavorato sempre intensamente, però arriverà un momento in cui quelle situazioni che fino ad ora sono state a nostro favore, sicuramente le prossime volte saranno dalla parte nostra. Quindi ci siamo soffermati soprattutto su quello, sullo studiarci un po' gli avversari e su come affrontare questa partita.